Oltre la realtà quotidiana, c'è un mondo strabiliante in cui gran parte di quello che percepiamo riguardo l'universo è sbagliato. Il fisico Brian Greene ci accompagnerà in un viaggio che piegherà le regole dell'esperienza umana. Perché gli eventi non procedono mai all'indietro? Secondo le leggi della fisica, questo è possibile. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo? Le persone dicono che il tempo vola. Il tempo è denaro. Noi perdiamo tempo. Ammazziamo il tempo. Cerchiamo di risparmiare tempo. Ma che cosa sappiamo veramente sul tempo? Proprio come questo fiume, il tempo sembra scorrere senza fine, un momento dopo l'altro. E il flusso del tempo sembra andare sempre in una direzione, verso il futuro. Ma questo potrebbe non essere esatto. Da che parte si comincia per svelare un mistero profondo e sfuggente come il tempo? Ad esempio, misurandolo. Usando orologi di ogni forma, grandezza e tipo, misuriamo il tempo con precisione sempre più grande da migliaia di anni. Il primo orologio in assoluto fa tic solo una volta al giorno. La Terra che ruota. Dalla rotazione quotidiana del nostro pianeta intorno al proprio asse, alla sua annuale orbita intorno al Sole, abbiamo sempre usato gli evidenti e prevedibili moti terrestri per misurare il tempo. Cerchiamo sempre qualcosa che si ripeta di continuo e questa ripetizione, la ciclicità, origina un orologio. È questo che scandisce il tempo, un processo ripetitivo. Misurando il moto terrestre con una meridiana, dividiamo il giorno in ore. La Terra ruota una volta al giorno e noi contiamo i giorni con il sorgere e il tramontare del Sole. Il posto migliore per sapere l'ora è l'Istituto Nazionale degli Standard e della Tecnologia in Colorado. Questo è il tempo ufficiale degli Stati Uniti, il più preciso di tutti. Qui il tempo viene misurato con una precisione sconvolgente, usando un minuscolo elemento dell'universo, l'atomo di un metallo raro chiamato cesio. Gli atomi hanno una frequenza naturale di vibrazione e tutto ciò che vibra, cioè che ha un moto ripetitivo, può essere un orologio. La frequenza vibrazionale dell'atomo di cesio è il ticchettio ufficiale del mondo. Bombardato di energia, un atomo di cesio vibra o ticchetta generando pulsazioni di luce più di 9 miliardi di volte al secondo. Noi contiamo le vibrazioni dell'atomo di cesio, che sono 9 miliardi 192 milioni 631.770 tic al secondo. Ogni volta che si conta questo numero di tic, è passato un secondo. Perciò abbiamo un secondo, un altro secondo, un altro secondo. È sbalorditivo. Il mio orologio prende o perde un secondo ogni 2 mesi. Questi orologi prendono o perdono un secondo ogni 100 milioni di anni. Questa abitudine di sostituire la misura del tempo utilizzata con una che si ritiene più accurata è stata il costante processo di riforma della fisica per secoli. Ma per quanto sia diventato preciso il nostro orologio, il tempo rimane un mistero. Gli orologi possono dirci che ora è, ma non sono in grado di spiegarci che cos'è il tempo. Che cosa misuriamo effettivamente? Agli inizi del trasporto ferroviario si pose per la prima volta un problema. All'epoca ogni città aveva la propria ora. Era mezzogiorno quando il sole si trovava più o meno a picco sulla testa. E che ora fosse nelle altre città aveva poca importanza. A complicare le cose arrivò il fatto che i treni viaggiavano con l'ora della città di partenza. Perciò
Chi andava da Parigi a Genova viaggiava con l'ora di Parigi perché era partito da lì. Mentre chi andava dell'altra direzione, da Genova a Parigi, viaggiava con l'ora di Genova. Con l'aumentare delle linee ferroviarie che si intersecavano, a ogni scambio arrivavano più orari differenti. Si creò una confusione enorme. Nacque l'esigenza di sincronizzare gli orologi a grande distanza, soprattutto per le città che erano collegate da una sola tratta. È da lì che comincia la storia moderna del tempo. Mentre il bisogno di sincronizzare gli orologi diventava indispensabile, un giovane fisico di nome Albert Einstein trova lavoro all'ufficio brevetti di Berna. Ebbe la possibilità di studiare le grandi invenzioni dell'epoca. Trovò brevetti con i nuovi metodi per sincronizzare gli orologi tramite segnali del telegrafo, oppure tramite onde radio. Così, la sincronizzazione, la definizione del tempo e la sua misurazione apparvero ad Einstein estremamente interessanti e importanti. Einstein sconvolse il mondo con una visione rivoluzionaria della natura del tempo. E furono questi dispositivi meccanici a dargli un'inaspettata ispirazione. Einstein capì che gli esperimenti per sincronizzare gli orologi erano molto più che semplici invenzioni creative. Si rese conto che rivelavano una profonda lacuna nella conoscenza del concetto di tempo. La maggior parte delle persone ha un'idea di tempo piuttosto semplice e lineare. Il tempo scorre allo stesso modo per tutti, ovunque. È una visione sensata che ci è stata trasmessa dal padre della scienza moderna, Isaac Newton. Il tempo va avanti e non possiamo fare niente per impedirlo. Per quanto sensata sembrasse la visione di Newton, Einstein capì che non era corretta. Scoprì che il tempo può scorrere a diverse velocità. Anche se può sembrare strano, ciò vuol dire che il tempo può non essere lo stesso per me e per voi. La sua scoperta sgretolò la concezione newtoniana di realtà. Einstein dice che il tempo non è un ente universale, ma qualcosa che ognuno sperimenta a suo modo. Quella di Einstein è una visione più ricca, in cui ognuno ha il proprio tempo, che scorre alla propria velocità. Non esiste il tempo nel senso di un tic-tac universale. Esistono i tempi. Einstein arrivò a questa scioccante rivelazione scoprendo una relazione nascosta fra il tempo e lo spazio. Quello che riuscì a capire è che esiste un profondo legame fra il movimento nello spazio e lo scorrere del tempo. In parole povere, se aumenta uno, diminuisce l'altro. Per vedere come funziona, facciamo un giro in macchina. Attualmente sto viaggiando verso nord a 60 miglia, cioè 100 km orari. Quindi il mio moto è tutto in direzione nord. Adesso però prendo un'altra strada e mi dirigo a nord-ovest. Sto andando ancora a 100 km orari, ma non sto avanzando verso nord alla stessa velocità di un minuto fa. Questo perché il mio moto verso nord si è diviso e parte è diventato moto verso ovest. Einstein capì che tempo e spazio sono collegati in modo molto simile alle direzioni nord e ovest. E con questa sorprendente intuizione, capovolse l'idea comune che il tempo scorre allo stesso modo per tutti quanti. Ecco che cosa intendo. Quell'uomo laggiù direbbe che ora io non mi sto muovendo. Ma non è così. Forse non mi sto muovendo nello spazio, ma mi sto muovendo nel tempo. Del resto, il mio orologio in questo momento
sta camminando. Dal momento che sono fermo, cioè non mi sposto nello spazio, secondo Einstein, il mio moto è tutto nel tempo. Ma guardate che succede se cammino verso quell'uomo. Ovviamente abbiamo esagerato, ma siccome sono in movimento, lui percepisce il mio orologio ticchettare più lentamente. Questo perché, dalla sua prospettiva, parte del mio moto nel tempo è stato trasformato in moto attraverso lo spazio. E non vale solo per l'orologio. Esagerando ancora l'effetto, l'uomo percepisce rallentati anche i miei movimenti, la mia voce e tutto il resto. Ora che mi sono fermato, i nostri orologi camminano di nuovo alla stessa velocità. È questa l'intuizione fondamentale di Einstein, che il moto nello spazio influenza lo scorrere del tempo. È assurdo pensare di misurare il tempo in maniera diversa. Se il tempo è una cosa esterna a noi, perché dovrei misurarlo in base al mio o al tuo movimento? Non ha senso. Il tempo scorre più lentamente per la persona che si sta muovendo. È pazzesco. Nessuno, prima di Einstein, aveva mai immaginato che una cosa del genere potesse accadere. È questa la particolarità di Einstein. Ma perché non lo sperimentiamo nella nostra quotidianità? Alle basse velocità a cui ci muoviamo sulla Terra, l'impatto del moto sul tempo è così piccolo da non essere percepito. L'effetto, però, può essere materialmente misurato. Per farlo bastano due orologi atomici e un jet. Questo esperimento venne condotto nel 71, quando gli scienziati inviarono un orologio atomico in volo per il mondo e lo confrontarono poi con uno rimasto a terra. Come previsto da Einstein, gli orologi non erano più sincronizzati. La differenza era solo di qualche centinaia di miliardesimi di secondo, ma dimostrava comunque che il moto influenza lo scorrere del tempo. La teoria di Einstein è stata sperimentata più e più volte e sempre verificata. Ci ha fornito le basi per riuscire a comprendere come funziona la natura. Questi effetti un tempo erano considerati piccoli e oscuri, ma la moderna tecnologia li ha resi evidenti. Con la scoperta di questa inaspettata relazione fra tempo e spazio, Einstein capì che le due grandezze non potevano più esistere separatamente. Perciò fuse lo spazio e il tempo in un unico ente chiamato spazio-tempo. Unificò il concetto di spazio con quello di tempo, in una struttura quadrimensionale chiamata spazio-tempo. Questa fusione fra spazio e tempo portò Einstein a una delle rivelazioni più incredibili di tutte. La distinzione tra passato, presente e futuro potrebbe essere solamente un'illusione. Nella vita di tutti i giorni, percepiamo il tempo come un flusso continuo. Ma potrebbe essere utile immaginarlo anche come un susseguirsi di istantanee o momenti. Ogni evento, quindi, è una successione di istantanee, momento dopo momento, dopo momento. Se immaginiamo tutti i momenti o istanti allineati, ogni istante di noi sulla Terra, ogni istante della Terra intorno al Sole e ogni istante attraverso l'intero universo, vedremmo tutti gli eventi che sono accaduti o che devono accadere. Vedremmo ogni posizione nello spazio e ogni istante nel tempo. Dalla nascita del nostro universo con il Big Bang, 14 miliardi di anni fa, alla formazione delle stelle nella galassia della Via Lattea, alla creazione della Terra, 4 miliardi e mezzo di anni fa, all'era dei dinosauri,
a quello che accade oggi, come per esempio io che lavoro nel mio ufficio. Pensando lo spazio-tempo in questo modo, Einstein sconvolse la nostra visione di passato, presente e futuro. Per avere un'idea, basti pensare al concetto apparentemente semplice di adesso. Per me, una lista di cose che stanno accadendo adesso potrebbe comprendere l'orologio del mio ufficio, che segna mezzogiorno, il mio gatto, che salta dal davanzale della finestra, e cose che avvengono in un altro posto, come un piccione che si alza in volo nella piazza di Venezia, un meteorite che colpisce la luna e l'esplosione di una stella in un punto remoto dell'universo. Questi e tutti gli altri eventi che per noi si stanno verificando nello stesso momento, ma in diverse regioni dell'universo, costituiscono quello che intuitivamente chiamiamo adesso. Possiamo visualizzarli come appartenenti a un'unica fetta di spazio-tempo che chiameremo istante. Il senso comune suggerisce che tutti noi concordiamo su cosa sta accadendo o esiste in un preciso momento, momento dopo momento dopo momento. In pratica concordiamo su quanto si trova sulla fetta di un singolo istante. Ma Einstein mostra che stranamente, quando si introduce un moto nello spazio, questa visione del tempo non è più utilizzabile. Per capirci, pensiamo allo spazio-tempo come a del pane in cassetta. Einstein capì che, così come esistono diversi modi di tagliare il pane a fette, esistono diversi modi di tagliare lo spazio-tempo in singoli istanti. Dal momento che il moto influenza lo scorrere del tempo, un soggetto in movimento avrà una percezione diversa di quello che sta accadendo ora e quindi affetterà il pane in un'altra maniera. I suoi istanti avranno un'altra angolazione. La persona che si sta muovendo gira il coltello e taglia con un angolo diverso. Le sue fette di tempo non sono parallele alle mie. Per avere un'idea di cosa significhi, immaginiamo un alieno qui, in una galassia a 10 miliardi di anni luce dalla Terra, e laggiù sulla Terra, l'uomo sulla panchina. Se entrambi stanno fermi, o meglio non si muovono l'uno rispetto all'altro, i loro orologi camminano alla stessa velocità e dunque si trovano sulla stessa fetta spazio-temporale che viene tagliata ortogonalmente. Ma guardiamo che cosa succede se l'alieno sale in bicicletta e si allontana dalla Terra. Dal momento che il moto rallenta il tempo, i due orologi non camminano più alla stessa velocità. E se gli orologi non sono sincronizzati, non si trovano sulla stessa fetta spazio-temporale. Quella dell'alieno viene tagliata in maniera diversa. È ruotata verso il passato. Poiché l'alieno sta pedalando con molta calma, la rotazione della sua fetta verso il passato è minuscola. Ma attraversando una distanza così grande, questo piccolo angolo si trasforma in una differenza temporale enorme. Quello che l'alieno trova sulla sua nuova fetta spazio-temporale, cioè quello che per lui sta accadendo adesso sulla Terra, non comprende più l'uomo sulla panchina. Non si incrocia nemmeno con l'inizio della sua vita. Sembra pazzesco, ma la sua fetta è andata indietro sulla Terra di ben 200 anni e ora comprende eventi che per noi appartengono al lontano passato, come per esempio Beethoven che finisce la quinta sinfonia. Anche a velocità relativamente basse, possiamo rilevare discordanze enormi su ciò che chiamiamo adesso, se riusciamo ad andare abbastanza lontano nello spazio. E se non vi sembra abbastanza strano, aggiungo che anche la direzione del moto fa differenza. Guardate cosa succede se l'alieno si gira e pedala verso la Terra. La sua fetta spazio-temporale adesso è ruotata verso il futuro.
e quindi include eventi che sulla Terra non si verificheranno che fra 200 anni. Magari il nostro bisnipote che si teletrasporta da Parigi a New York. Una volta capito che il vostro adesso può essere quello che considero passato, oppure quello che considero futuro, e che il vostro adesso ha lo stesso valore del mio, possiamo dire che il passato è reale, che il futuro è reale. Magari sono il vostro adesso, quindi passato, presente e futuro sono ugualmente reali. Esistono tutti. Stando alle leggi della fisica, c'è la stessa realtà nel futuro e nel passato di quanta ce n'è nel presente. Il passato non è scomparso e il futuro non è inesistente. Passato, presente e futuro esistono alla stessa maniera. Così come pensiamo che tutto lo spazio sia là fuori, dobbiamo pensare che anche tutto il tempo sia là fuori. Quello che è accaduto e quello che deve ancora accadere, esiste già tutto. Da Leonardo da Vinci, che dà l'ultima pennellata alla Mona Lisa, alla firma della dichiarazione di indipendenza, al nostro primo giorno di scuola, a eventi che per noi devono ancora verificarsi, come il primo uomo che atterra su Marte. Con questa sconvolgente visione, Einstein fece tremare le fondamenta della nostra percezione tempo. La distinzione fra passato, presente e futuro, disse una volta, è solo un'illusione, seppur persistente. Ma se è vero che ogni istante già esiste, come spieghiamo la nostra reale sensazione che il tempo, così come fa questo fiume, scorre sempre in avanti senza fermarsi? Può darsi che ci stiamo ingannando e che il tempo non scorra. Forse in realtà il fiume del tempo è un fiume congelato, in cui ogni istante è bloccato in un punto. Questo fiume temporale è uno degli esempi migliori per spiegare com'è fatto il mondo. La fisica fa una grande violenza sulla percezione del tempo data dall'esperienza. L'intera esperienza sul tempo si basa sul presente, perché è l'unico momento che possiamo vivere. Non c'è una legge della fisica che sceglie un adesso rispetto ad un altro. È solo una nostra percezione il fatto che le cose cambiano. Proprio come un film esiste già tutto intero sulla pellicola, esistono già anche tutti i momenti. La differenza è che per il film c'è un proiettore che sceglie e illumina un fotogramma dopo l'altro. Nella fisica, invece, non ci sono prove della presenza di qualcosa che sceglie un istante piuttosto che un altro. Il nostro cervello può creare questa sensazione, ma in realtà quello che noi percepiamo come il fiume del tempo potrebbe essere pura illusione. Ma se il tempo, come questo fiume congelato, non scorre ed è già tutto qui, è possibile viaggiare nel futuro o nel passato? Il volo 24 per 50 anni nel futuro è in partenza. Viaggiare nel tempo potrebbe essere possibile. Inizia l'imbarco per il buco nero di Genius X1. Per viaggiare nel tempo potremmo sfruttare una strana proprietà della gravità. La forza che tiene i nostri piedi piantati a terra può avere un grande impatto sul tempo. Salve. Salve. A più tardi, signore. Grazie. Molto più tardi. Come possiamo usare la gravità per fare una macchina del tempo? Le teorie di Einstein mostrano che la gravità, come in moto, può influenzare il tempo, è come se potesse tirarlo, rallentandone il passaggio.
Più intensa è la forza gravitazionale, più il tempo rallenta. Sulla Terra l'effetto è troppo piccolo per essere notato, eppure è reale. Rispetto a chi vive in cima a un grattacielo, chi abita al pian terreno, percepisce il tempo scorrere più lentamente, anche se di pochissimo, perché vicino al suolo la gravità è leggermente più grande. Se viaggiassimo vicino a un buco nero, l'effetto della gravità sul tempo sarebbe enorme. Dal momento che si formano quando una stella collassa, i buchi neri hanno una forza di gravità immensa, addirittura miliardi di volte quella della Terra. Se qualcuno ci guardasse viaggiare vicino a uno di essi, vedrebbe rallentare il nostro tempo drasticamente. Viaggiando vicino a un buco nero, appariremmo molto lenti nei movimenti, nel parlare e anche nell'invecchiare. Per chi è sulla Terra passerebbero anni e per noi pochi minuti. In base alle dimensioni del buco nero e alla nostra distanza da esso, 2 ore in orbita intorno ad esso potrebbero equivalere a 50 anni sulla Terra. E io quindi potrei viaggiare nel futuro della Terra. Buongiorno. Salve. È molto che non la vedo. Le fa bene viaggiare nel tempo? Grazie. È una fonte di eterna giovinezza. Una volta tornato sulla Terra, mi ritroverei nel futuro. Tutti sarebbero invecchiati di 50 anni, mentre io avrei soltanto un paio di ore in più. Dunque, viaggiare nel futuro sarebbe possibile, ma lo sarebbe anche viaggiare nel passato? In teoria, potremmo andare nel passato sfruttando un passaggio predetto dalle equazioni di Einstein chiamato wormhole. Se esistono, gli wormhole sono scorciatoie nello spazio-tempo, cioè cunicoli che collegano non solo 2 punti diversi, ma anche 2 momenti diversi. Un wormhole connette un punto dello spazio-tempo con un altro punto che temporalmente è antecedente. È come un tunnel attraverso il tempo. Diciamo che io voglia tornare indietro e rivedere me stesso all'inizio di questo programma. Se fra i 2 momenti esistesse un wormhole, non dovrei fare altro che entrarci. Ehi, piacere di rivederti. Grazie, il piacere mio. Direi che sarebbe piuttosto strano, ma il vero problema è che i viaggi nel passato creerebbero rapidamente un'enorme confusione. Immaginate che io cambi qualcosa, per esempio, che impedisca ai miei genitori di conoscersi. A quel punto non sarei mai nato? Non possiamo cambiare le cose passate che sappiamo essere vere, perché sono già accadute. Se torniamo indietro e uccidiamo nostro nonno, poi salterà fuori che in realtà nostro nonno era un altro e tutto tornerà a essere coerente, anche se in maniera contorta. Ma se fosse possibile viaggiare nel passato, perché non siamo invasi da turisti del futuro? Pensandoci bene, non abbiamo mai visto intrepidi viaggiatori del tempo saltare dentro e fuori dal nostro mondo. O almeno non la maggior parte di noi, quindi è ragionevole presumere che viaggiare nel passato non sia possibile. Non ancora, almeno. Sembra che viaggiare nel passato non sia possibile, quindi. E cosa dire del fatto quotidianamente sperimentato che il tempo sembra scorrere sempre in un unico senso, cioè nel futuro? È ciò che chiamiamo freccia del tempo. La freccia del tempo è l'aspetto più evidente dell'universo in cui viviamo, che non comprendiamo fino in fondo. Per quale motivo il tempo abbia un verso preferenziale è un mistero. Per lo spazio non vale. Nello spazio possiamo andare da New York a Chicago e poi andare da Chicago a New York.
Ecco perché non comprendiamo fino in fondo questo aspetto a senso unico del tempo. Perché non torna indietro? E che vuol dire? Che procede in avanti dal passato al futuro. Allora, da dove possiamo dire che scaturisce la freccia del tempo? Perché gli eventi si manifestano solamente in un verso? Perché non si verificano anche all'incontrario? Potrebbe dipendere dalle leggi della fisica, che di sicuro non permettono una cosa del genere. In realtà, invece, lo permettono. Le leggi della fisica sono equazioni matematiche usate per descrivere l'universo. Dal comportamento degli atomi alle spirali delle galassie. Sono state elaborate e confermate da secoli di osservazioni ed esperimenti. Ma anche se sembra strano, nessuna legge della fisica dice che gli eventi debbano svolgersi nel verso che noi chiamiamo in avanti nel tempo. Secondo queste equazioni, tutto potrebbe accadere anche nel verso contrario. Quasi tutte le equazioni usate per descrivere l'universo sono slegate dalla freccia del tempo. Hanno lo stesso valore se applicate andando avanti nel tempo o andando indietro. C'è una contraddizione tra le leggi della fisica che sembrano fondamentalmente reversibili e gran parte della nostra vita che sembra irreversibile. Pur sfidando apertamente ciò che sperimentiamo ogni giorno, le leggi della fisica dicono che cose del genere sono possibili. Ma come può succedere? La risposta non è incredibile come potremmo pensare. Vediamo. Sappiamo tutti cosa accade se faccio cadere questo bicchiere di vino. L'idea che questo disastro possa in qualche modo procedere all'indietro e ricreare un bicchiere integro pieno di vino sembra assurda. Ma stando alle leggi della fisica, è possibile. Non devo fare altro che invertire la velocità di tutto. Ogni pezzo di vetro, ogni goccia di vino, ogni atomo di liquido, di vetro, di aria e di tavolo deve invertire la propria velocità. E voilà! Ma se alle leggi della fisica non importa che il bicchiere si rompa o si ricomponga, perché non lo vediamo mai ricomporsi? Come possiamo conciliare la fisica con l'esperienza? Evidentemente non abbiamo tutti gli elementi per comprendere. Che cosa genera la freccia del tempo? Come tanti grandi misteri, anche questo ci porta a cercare indizi in un cimitero. A Vienna, vicino ai luoghi di sepoltura di Beethoven, Brahms, Schubert e Strauss, c'è la tomba di un fisico austriaco del XIX secolo, Ludwig Boltzmann. In cima è incisa un'elegante equazione, S uguale K logaritmo di W. È la formula matematica di un potente concetto chiamato entropia. L'entropia è la misura di qualcosa che conosciamo bene, il caos o disordine. È un'idea molto importante perché nell'universo tutto ha la tendenza a passare dall'ordine al disordine. Ecco un esempio pratico. Prendiamo il mio libro. Tutte le sue 569 pagine sono ben ordinate. La prima è seguita dalla seconda, la seconda dalla terza e così via. Adesso le strappiamo e lasciamo lavorare l'entropia. Come vedete, ora le pagine sono disordinate. Il motivo è semplice. Per loro c'è una sola possibilità di atterrare in ordine, mentre ne esistono tantissime di atterrare in disordine. Perciò è di gran lunga più probabile che atterrino nel caos totale. E questo è quanto sperimentiamo ogni giorno. Le cose passano dall'ordine al disordine. In questo caso da un libro integro
a un mucchio di pagine sparpagliate. Ovunque guardiamo, troviamo esempi di entropia o disordine che aumenta con lo scorrere del tempo. Un uovo che si rompe e si spande. I cubetti di ghiaccio che si sciolgono perdendo la loro forma. Il fumo che si espande senza ordine nell'aria. Gli stati di ordine diventano stati di disordine. E questo sembrerebbe il verso di una freccia del tempo. Vediamo che il grado di disordine, cioè la sua misura, tende ad aumentare in direzione temporale. E da ciò, secondo Boltzmann, si crea un arco di tempo. Forse è questa la risposta. Forse la freccia del tempo proviene dalla tendenza naturale delle cose ad evolvere sempre nel disordine. Sembra proprio che abbiamo fatto dei progressi, ma in questo ragionamento c'è qualcosa che non torna. Dato che le leggi della fisica non fanno distinzione tra futuro e passato, l'entropia non dovrebbe aumentare solo nel futuro, ma anche nel passato, e questo non ha senso. È come dire che l'entropia aumenta in entrambe le direzioni. Guardiamo indietro nel tempo e aumenta, guardiamo in avanti e aumenta. Ciò significherebbe che le pagine del mio libro disordinate si rimetterebbero in ordine per ricomporre il libro nelle mie mani. Ma quand'è l'ultima volta che avete visto una cosa del genere? Come può la nostra esperienza essere così in disaccordo con la fisica? Deve per forza mancare un tassello del puzzle. Se diamo per certo che il passato ha sempre un ordine maggiore e che tutto tende verso il disordine, come dice l'equazione dell'entropia, dietro le leggi della fisica deve esserci un'altra spiegazione. Pensate di colpire una palla da baseball. Con le leggi della fisica potete calcolare dove atterrerà. Ma queste leggi non sono l'unica cosa di cui avete bisogno. Se tornate indietro, vi accorgerete che vi servono anche le condizioni iniziali, per esempio la forza con cui avete battuto. Così, se le leggi della fisica non spiegano la freccia del tempo, forse dobbiamo esaminare le condizioni iniziali dell'universo e quindi spostare la nostra attenzione sul Big Bang. Se la storia dell'universo fosse un film e lo riavvolgessimo, vedremmo che più torniamo indietro nel tempo, più l'ordine aumenta. Gradualmente l'universo di oggi, con miliardi di galassie raggruppate qua e là, si contrarrebbe, trasformandosi in un ammasso di nubi di gas e polvere. Continuando ad andare indietro nel tempo, le nubi di gas e polveri si avvicinerebbero l'una all'altra, occupando sempre meno volume. Finalmente siamo arrivati al punto di partenza. Se questo rappresenta tutto lo spazio in qualsiasi istante, vediamo che non esiste nessun tempo e nessuno spazio prima di questo singolo momento. Quindi la fonte prima di ordine di bassa entropia deve essere l'inizio dell'universo, il Big Bang. Il Big Bang è uno stato altamente ordinato. Probabilmente è l'evento più ordinato di tutta la fisica. Perciò tutto quello che c'è dopo presenta un aumento di disordine. Il Big Bang dà una spiegazione al motivo per cui l'universo è differente fra passato e futuro. Inoltre, più guardiamo indietro nel tempo, più troviamo l'universo ordinato. Perché l'entropia era bassa? Non lo sappiamo, ma almeno sappiamo che c'è stato un momento in cui era bassa. Quindi abbiamo compreso che è stato il Big Bang a scoccare la freccia del tempo. Possiamo visualizzare il concetto con un orologio a molla. Come la carica dell'orologio, una volta rilasciata, fa girare le lancette, così la carica dell'universo, rilasciata con il Big Bang, fa aumentare il disordine. Ancora non sappiamo perché l'universo sia partito da uno stato altamente ordinato. Comunque, questo fatto implica che ogni volta che un bicchiere si rompe,
porta avanti qualcosa iniziato miliardi di anni fa. Il bicchiere si rompe, ma non si ricompone mai perché segue la naturale spinta verso il disordine, iniziata con il Big Bang. Non ci muoviamo mai dal passato al futuro. E tutti i cambiamenti che vediamo, dalla formazione delle stelle alle nostre vite, sono solo piccoli epifenomeni, surfisti sull'onda crescente del caos universale che crea la distinzione tra passato e futuro. Quindi il Big Bang avrebbe impresso la freccia del tempo sul nostro universo e tutto ciò che accade da allora sarebbe solo il frutto della spinta data 13,7 miliardi di anni fa verso un disordine maggiore. Ma se il tempo ha un inizio e il disordine aumenta sempre di più, vuol dire che il tempo ha anche una fine? Come sarà l'universo in un futuro molto, molto lontano? Recenti scoperte fanno nuova luce sulla questione. La forza esplosiva del Big Bang scagliò lo spazio verso l'esterno. E da allora l'universo continua ad espandersi. Fino a poco fa molti pensavano che l'espansione stesse rallentando. Immaginiamo lo spazio con le sue galassie come un'automobile che viaggia in autostrada. Benvenuti. In questa puntata ascolteremo il suono del cosmo. Se il guidatore toglie il piede dal gas, l'auto gradualmente rallenta. Allo stesso modo, l'universo continua ad espandersi ad una velocità sempre minore. Gli astronomi però hanno scoperto che l'espansione dell'universo non sta rallentando, ma accelerando. È come se il guidatore, invece di togliere il piede dal gas, avesse schiacciato il pedale attivando il turbo. L'universo si sta espandendo a velocità sempre maggiore. L'espansione continuerà ad accelerare nel futuro. Questo va contro tutto quello che si pensava. Un simile andamento avrà conseguenze singolari. Dato che l'espansione continua ad accelerare, nel giro di 100 miliardi di anni circa, le altre galassie si troveranno a distanze enormi da noi. Sarà come se la nostra galassia si trovasse in mezzo al nulla. I nostri discendenti saranno terribilmente svantaggiati. La luce delle altre galassie impiega molto tempo per raggiungerci. Perciò, quando le guardiamo, in realtà vediamo il loro passato. Nel lontano futuro, quando le galassie lontane non saranno più visibili, gli astronomi non avranno più la possibilità di guardare nel passato. E per quanto riguarda la fine del tempo, secondo una teoria, alla fine i buchi neri domineranno l'universo. A quel punto tutto sparirà, lasciando solamente singole particelle alla deriva nello spazio. In un futuro lontanissimo, in cui tutto sarà decaduto, non ci saranno più cambiamenti. E senza cambiamenti non esisterà una percezione chiara dello scorrere del tempo. Se non si verifica nessun evento, è impossibile anche soltanto immaginare che possa esistere il tempo. Non si potrà nemmeno dire quale direzione è il futuro e quale è il passato. In pratica, un giorno il tempo perderà significato. L'esperienza quotidiana del tempo avrà sempre una grande influenza. Continueremo a pensare che il tempo sia universale, che il passato sia andato e che il futuro ancora non esista. Ma grazie alle scoperte scientifiche potremo anche guardare oltre l'esperienza e riconoscere che siamo parte di una realtà molto più ricca e molto più straordinaria.